Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Venerdì 10 dicembre, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 16-19. In quel tempo Gesù disse alla folla: «A chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere». Gesù prende spunto da un gioco. Un bambino suona o mima la musica e gli altri compagni devono indovinare la melodia. Vi sono bambini che non comprendono la tonalità e quindi non partecipano. Sono le stesse parole che Gesù rivolge alla sua generazione. Essa non sa riconoscere la musica che Dio suona attraverso i suoi messaggeri. Prima Giovanni Battista e poi Gesù. Anzi, invece di ascoltare e accogliere con umiltà la parola che Dio vuole comunicare, pretende di giudicare i suoi inviati. Ai leader, ai saggi, non sempre piace quando qualcuno poi li critica o li interpella, come fa Gesù oggi. Ciò succedeva nel tempo di Gesù e succede oggi, sia nella società che nella Chiesa. Giovanni Battista vide, criticò e non fu accettato. Dicevano: è posseduto dal demonio. Gesù vide, criticò e non fu accettato. Dicevano: è fuori di sé, è pazzo. Oggi succede la stessa cosa. Ci sono persone che si afferrano a ciò che sempre è stato insegnato e non accettano un altro modo di spiegare e vivere la fede. Poi inventano motivi e pretese per non aderire. È marxismo, va contro la legge di Dio, è disobbedienza alla tradizione e al magistero. Gesù si lamenta per la mancanza di coerenza della sua gente. Loro inventavano sempre qualche pretesto per non accettare il messaggio di Dio che Gesù annunciava. Di fatto è relativamente facile trovare argomenti e pretesti per rifiutare coloro che pensano in modo diverso dal nostro. Gesù reagisce e rende pubblica la loro incoerenza. Loro si consideravano saggi, ma erano come dei bambini che vogliono divertire la gente in piazza e che si ribellano quando la gente non si muove secondo la musica che loro suonano. O coloro che si ritengono saggi senza aver nulla di veramente saggio. Solo accettavano coloro che avevano le loro stesse idee. E così loro stessi, per il loro atteggiamento incoerente, condannavano se stessi. Mi chiedo, a chi o a che cosa potrebbe paragonarci oggi il Signore? Grazie per aver meditato insieme questa settimana. Vangelo Daily si trova su tutte le piattaforme podcast in streaming e si mantiene soprattutto grazie ai vostri contributi. Se volete sapere come contribuire a questo servizio, scrivete all'email vangelodaily@gmail.com. A lunedì.